A tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo un pochettino di tutorial per quello che riguarda Fortnite. Molti di voi ragazzi sempre più spesso in chat mi fanno una domanda che io dico: ma porca miseria, ma perché non gli ho ancora spiegato bene come fare? Molti di voi mi dicono: Xyuder, ma come caspita si fa a cambiare il nome del nostro personaggio su Fortnite? Beh, ragazzi, la soluzione è molto molto più semplice di quello che possiate immaginare. La prima cosa da fare, ragazzi, ovviamente, è aprire una bella finestra di Google. Quindi cominciamo andando nel nostro browser. Dalla finestra di Google mettiamo Epic Games, che è ovviamente il sito principale che conoscete tutti per quello che riguarda gli aggiornamenti e per quello che riguarda Epic Games e Fortnite in generale. Questa ragazzi è la home page del sito. Come vedete ci sono un sacco di scritte sulla sinistra, ma quella che interessa a noi è questo simbolino qua con scritto Sign In, che vorrebbe dire accedi. Ci clicchiamo sopra e si apre ovviamente la pagina di accesso di login del nostro personaggio. Prima di tutto, ragazzi, ovviamente, se voi avete già un account Epic Games, avrete anche già precompilato questo che è la vostra mail e la vostra password. Se per caso avete dimenticato la password, basta cliccare sotto qui dove c'è scritto "Hai dimenticato la password". E aspetta un momento, clicchiamo su "Hai dimenticato la password" e lui ti dice dove devo mandare la password, quindi in questo modo ce la rimanda. Altrimenti, ragazzi, se non vi siete ancora iscritti ad Epic Games, basta cliccare qua in basso dove c'è scritto "Registrati" e con questo velocissimo form potete accedere a tutti i servizi e al vostro profilo direttamente nella pagina di Epic Games. Tornando a quello che invece interessa a noi, accediamo alla nostra pagina principale. Come vedete, qui a destra c'è adesso il mio nome utente, Xyuder YouTube. Ci mettiamo sopra con la mano, clicchiamo su Account, in modo che si apre tutta la pagina, tutte le schede relative al nostro account, e proprio qua in alto ci sono i dettagli personali. Come vedete, a noi interessa questa voce, nome visualizzato. Se noi facciamo, vedi, c'è scritto Xyuder YouTube perché è il mio nome. Io potrei anche fare così, mettiamo che lo voglio modificare con Xyuder YouTube tutto attaccato, gli tolgo lo spazio, appunto come ho fatto adesso. Qua ci sarà il vostro nome. Da qui lui ci dice il nostro nome e cognome vero, lui ci dice tutte le cose. Allora, salva le modifiche. E adesso ci dice "devi confermare", quindi lo facciamo di nuovo. Scriviamo Xyuder, in questo caso YouTube, riscriviamo il nome come l'avevamo già voluto modificare. Spuntiamo questa casella e clicchiamo su conferma. Una volta che abbiamo cliccato anche su conferma e quindi il nostro nome utente, come vedete, è cambiato, scrolliamo in giù, salviamo le modifiche e noi abbiamo salvato tutte le nostre modifiche. Account aggiornato. Dal prossimo avvio di Fortnite, il vostro nome utente sarà quello che avete scelto voi. Vi ricordo semplicemente che ci sono 2 settimane di attesa tra la modifica di un nome utente e la modifica di un altro nome. Quindi mi raccomando, scegliete con accuratezza il vostro nome. Questo, ragazzi, era un mini tutorial che vi può spiegare, vi può, diciamo, rendere informati su quello che è anche la modifica del proprio nome utente. Vi ricordo comunque di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale e di condividerlo con tutti i vostri amici su tutti i vostri social. Che cacchio ho schiacciato? Ho schiacciato roba. Che cosa? Ok. Noi ci vediamo presto! Ciao!